Presidente, è stato un bel momento l'incontro anche con il presidente della FIGC, l'incontro con il presidente Pozzo, ha visto l'auditorium gremito di vecchi giocatori, insomma c'è stata una bella partecipazione per quello che è un momento storico di Udinese Calcio. Ma la cosa bella è che, diciamo, riassumendo i 125 anni, che non è mai facile e mai esaustivo, però si capisce quanto l'Udinese sia entrato nella storia del calcio internazionale. Si sono ricordati tanti campioni dell'Udinese, come la società è nata, come è cresciuta, come è stata costruita, come è stata stabilizzata, perché io voglio ricordare che altre realtà che hanno avuto magari momenti di esploit dopo sono finite male perché non avevano una società, una proprietà e una dirigenza che sono state in grado di creare le fondamenta per farle durare nel tempo. Udinese ne è una rappresentazione, è stato in grado di mettere insieme la capacità di essere competitiva con la capacità di essere sostenibile e la capacità di insediarsi in questo territorio facendone parte, anzi essendone espressione. E quindi Udinese Calcio rappresenta un grande vanto per la nostra regione, possiamo dirlo? Noi siamo orgogliosi che ovviamente sia un vanto per la nostra regione, però devo dire che non è solo della nostra regione, è un vanto italiano l'Udinese Calcio, fa parte della massima competizione da 25 anni, anzi 27 anni, continuativi. Pochissime altre realtà possono vantare un'esperienza così lunga in Serie A, quindi è una cosa che parte dal Friuli Venezia Giulia, fa parte del Friuli Venezia Giulia, è il Friuli Venezia Giulia, ma sicuramente un'eccellenza italiana.